I portatili da gaming negli ultimi anni sono migliorati tantissimo. In più, sono quasi sempre in stock, hanno prezzi competitivi e sono muniti di schede video potenti. Visto che da mesi ormai i prezzi delle GPU sono alle stelle ed assemblare un PC desktop è diventato super costoso, forse comprare un laptop da gaming potrebbe essere una buona soluzione. Nel video di oggi parliamo dei pro e dei contro e cerchiamo di capire insieme quale sia la scelta giusta da fare. Il modo migliore per capire se i portatili da gaming siano la scelta giusta è comprendere correttamente quali siano i loro punti di forza e di debolezza. Tra gli aspetti positivi annovero le prestazioni, che negli ultimi anni sono migliorate tantissimo. I portatili di ultima generazione montano le GPU RTX 3000 di Nvidia e le corrispettive RX di AMD. Anche l'intera lineup di processori Intel e AMD è ormai disponibile sui laptop. I tempi in cui si giocava sul PC fisso e si usava il portatile solo per lavorare, navigare sul web o giocare a vecchi giochi sono ormai finiti. Altro aspetto importante da considerare è che è improbabile che arrivino nuovi chip grafici in versione laptop prima della metà del 2023. Sicuramente nei prossimi mesi potrebbero uscire modelli con processori più potenti, ma le performance con i giochi alla fine rimarrebbero praticamente invariate, almeno per un anno e mezzo. Forse uno degli aspetti più positivi in assoluto è il fatto che in questo momento i portatili da gaming sono in stock, ossia sono disponibili per l'acquisto molto di più rispetto a tanti componenti per PC desktop, tipo le schede video e le RAM DDR5, giusto per citarne alcuni. Di fatto, se vogliamo acquistare un laptop da gaming, possiamo cliccare su acquista ora ed averlo a casa il giorno successivo. Per i PC desktop non è così facile. O siamo disposti a pagare cifre alte oppure ci dobbiamo accontentare. Ragazzi, anch'io sto attendendo alcuni componenti da settimane e non riesco ad assemblare il mio nuovo PC. Anche i prezzi tutto sommato in questo momento sono buoni. Se andate su Amazon con meno di 2000 euro, per esempio, si riescono a prendere laptop muniti di RTX 3080 e di processore Ryzen della serie 5000. Se considerate anche il fatto che i portatili includono la tastiera ed il monitor, vi renderete conto che alla fine il pacchetto completo risulta conveniente a livello di prezzo. Ma iniziamo a parlare degli aspetti negativi. Ragazzi, i portatili da gaming e prestazionali sono pesanti e la durata della batteria quando si gioca è limitata. Di fatto siamo costretti a tenerli sempre attaccati alla corrente, e non solo per via della batteria ma soprattutto per la perdita di prestazioni. L'assorbimento di energia dei componenti di un portatile viene limitato quando non siamo attaccati alla corrente e le prestazioni diminuiscono. Altro aspetto negativo sono le prestazioni in game. È vero, prima ho inserito le prestazioni tra gli aspetti positivi perché indubbiamente negli ultimi anni sono aumentate moltissimo, ma se facciamo il confronto con i PC desktop il divario è ancora grande. A parità di processore e scheda video e RAM, i portatili in alcuni casi hanno prestazioni del 30-40% più basse. Il principale motivo di questo divario è dovuto al limite di assorbimento di energia a cui sono soggetti i componenti di un portatile. Ragazzi, non è l'alimentazione di un computer che spinge energia all'interno di un sistema, ma sono i singoli componenti ad assorbire la potenza di cui hanno bisogno. Se viene messo un tetto alla quantità massima di energia assorbibile, le prestazioni dei componenti diminuiscono. Facciamo un esempio: l'RTX 3080 versione laptop nella maggior parte dei portatili ha un limite di assorbimento di circa 130 watt. La versione desktop della 3080 è in grado di superare tranquillamente i 350 watt. Maggiore l'assorbimento di potenza e maggiore sarà la capacità della scheda di raggiungere clock più alti e quindi prestazioni migliori. Vi ho parlato di 130 watt nel caso in cui siate attaccati alla corrente, ma se tenete il portatile staccato il limite si abbassa ulteriormente. Terzo aspetto negativo riguarda le temperature e la rumorosità. Le dimensioni ridotte di un laptop, se da una parte fanno comodo perché ci permettono di portarcelo sempre dietro, dall'altro non sono l'ideale per le temperature e per la rumorosità. Il movimento dell'aria all'interno dei portatili è talmente ristretto che le temperature quando si gioca sono sempre alte. Più di una volta mi è capitato ultimamente di vedere modelli con la CPU fissa a 80-90 gradi e la scheda video a 70-80 gradi. Queste temperature non solo alla lunga sono in grado di ridurre la vita del silicio dei nostri chip, ma cosa molto importante per me, a volte si traducono in rumore di ventole insopportabile. Ultimo aspetto negativo riguarda l'impossibilità di fare upgrade futuri. È vero, in questo preciso momento storico i portatili da gaming sono più economici e disponibili per l'acquisto rispetto ai PC desktop. Ma se mettete in conto il fatto che non potrete fare futuri upgrade al contrario dei PC desktop, alla fine questa convenienza diminuisce. Va bene, cosa vi consiglio di fare? Scegliere un laptop da gaming nel 2022 è una decisione un po' strana, perché per molti versi è un momento fantastico per acquistarne uno, ma fondamentalmente la loro natura non
non cambia. Come dice la stessa parola, sono computer portatili, quindi se ne vuoi comprare uno per tenerlo sempre sulla scrivania e giocare attaccato alla corrente e non hai l'esigenza di portarlo in giro, non ha proprio senso comprarlo. Meglio prendere un desktop che opera più silenziosamente, con temperature più basse e con prestazioni migliori. Se invece sei sempre in movimento e quindi per te la portabilità è importante, allora il portatile rappresenta la scelta giusta. Ragazzi, fatemi sapere che ne pensate di questo video e se vi va buttate un occhio anche a quest'altro contenuto. Ciao!